Arrivano dalla provincia di Cuneo, dalla vicina Francia, ma anche dal resto del Piemonte e dalla Liguria. Le centinaia di fedeli sono saliti al santuario più alto d'Europa, Sant'Anna di Vinadio. A piedi, in auto, bus o bicicletta hanno raggiunto i 2035 metri di questo incantevole angolo delle Alpi Marittime tra le valli Stura, Gesso e Tinè, provincia cuneese. È un punto di riferimento importante sia religioso che anche legato alla tradizione culturale e popolare della zona del Cuneese. Devozione testimoniata dalle pareti quasi interamente rivestite di ex voto ringraziamenti e dai numerosi fiocchi rose e azzurri donati dai neogenitori. Questo è un crocevia importante che c'è sempre stato attraverso i secoli. Anticamente sul colle della Lombarda, sul colle di Sant'Anna, c'era una delle tante vie del sale per portare il sale dalla Provenza qua. Sono pellegrini, diciamo, delle nostre comunità parrocchiali, anche molte famiglie per il legame che ha Sant'Anna, nonna di Gesù e mamma di Maria, quindi con la famiglia c'è un legame già, diciamo, naturale. La gente di Cuneo è particolarmente affezionata a questo santuario, più di tanti altri, e c'è un accorrere continuo.